Il 24 gennaio lunedì una buona giornata dal Stato Scritto e da Donato Mignogna in regia. Prima edizione del telegiornale che apriamo con i dati Covid e con il report diffuso ieri sera dall'azienda sanitaria regionale. Il servizio di Marta Martino. Sono 210 i nuovi positivi per Covid in Molise in base all'ultimo bollettino ufficiale dell'ASREM. 1742 i tamponi refertati tra molecolari effettuati dall'azienda sanitaria e quelli antigenici. A guidare la classifica dei comuni con più casi è Isernia, con 36 positivi. Segue Campobasso, con 25, Termoli, con 22, Colletorto, con 10. Al di sotto di 10, un po' tutti gli altri comuni molisani. Sono 72 i guariti, mentre due sono le persone che sono state ricoverate nelle ultime ore a malattie infettive al Cardarelli. Una proveniente da una regione limitrofa e una di Isernia. Attualmente in terapia intensiva i ricoverati sono 2, 19 a malattie infettive. Per fortuna non si è registrato nessun decesso nelle ultime ore. Cambiamo argomento, parliamo di scuola Open Day all'ITS Pertini di Campobasso per presentare a genitori e studenti i nuovi corsi scolastici, biotecnologie ambientali e biotecnologie sanitarie. Intanto i ragazzi si stanno preparando per affrontare le Olimpiadi di neuroscienze in collaborazione con l'Unimol. Sentiamo. due nuovi indirizzi formativi che si vanno ad aggiungere ai già numerosi corsi che l'ITS Pertini di Campobasso è in grado di offrire agli studenti: biotecnologie sanitarie e biotecnologie ambientali. Sono stati presentati a genitori e ragazzi durante l'Open Day organizzato in presenza su prenotazione, un viaggio attraverso i tanti laboratori della scuola che si connota sempre di più come una valida palestra di formazione del sapere scientifico per gli studenti che vogliano affrontare facoltà come medicina e veterinaria, fisica, chimica biologia e tutte le branche connesse a queste materie. Questi nostri indirizzi sono legati all'attività eh, laboratoriale. Eh, diciamo che la nostra offerta formativa eh, ha proprio come fuori all'occhiello l'attività eh, che noi svolgiamo quotidianamente nei laboratori. Infatti, alla teoria noi affianchiamo eh, l'operatività nei nostri laboratori, che a dire il vero eh, sono tanti. Sono tanti, abbiamo laboratorio di igiene, anatomia, microbiologia, chimica, fisica e anche eh, informatico. Quindi noi cerchiamo, insomma, di dare ai nostri studenti eh, un valore aggiunto. Professoressa, i ragazzi di questo istituto partecipano anche a parecchie competizioni. Lei li sta preparando per un nuovo appuntamento. Sì, sì, è vero. Sempre nel nostro piano dell'offerta formativa noi diamo la possibilità ai nostri studenti di partecipare a delle kermesse, a delle maratone, a delle Olimpiadi. Infatti attualmente io personalmente sto tenendo un corso di preparazione per le Olimpiadi delle neuroscienze in collaborazione con l'UNIMOL, quindi con l'Università degli Studi del Molise, proprio per far sì che questi studenti possano, possano sensibilizzarsi a questo famoso e eh, meraviglioso e ancora poco conosciuto mondo eh, del, del cervello. E con la nostra informazione del mattino è tutto, adesso andiamo a dare uno sguardo ai quotidiani. Iniziamo dal web, dal giornale del Molise.it, in evidenza il Covid. Scende il numero dei contagi, 210, ma anche quello dei tamponi, complessivo 1.742. E intanto, sempre sull'emergenza Covid: polemiche sul Green Pass da guarigione. Primiani, consigliere regionale dei 5 Stelle: cittadini bloccati in casa da settimane. Replica il consigliere regionale di Lucente: lavoriamo per risolvere il problema. Intanto casi di positività all'opera Serena. L'assessore Barile dice stanno bene, tutto, tutto è sotto controllo. Per la cronaca, giovane pusher di Termoli arrestato a San Severo. Restiamo sul giornale del Molise, vi segnalo questa recensione del collega Pasquale Dilbello a un libro che sta avendo un certo successo a livello nazionale di Paolo Frascatore. La sfida è di Benigno Zaccagnini, il magistero politico di un padre della Repubblica, appunto nel libro di Paolo Frascatore, Nel nell'ID, scrive di Bello, sulla scia di un decadimento della cultura politica attuale, uno spiraglio di luce è rappresentato senza dubbio dal nuovo libro di Paolo Frascatore, Una democrazia più avanzata, la sfida di Benigno Zaccagnini. Eh, Arduino, Sacco, Editore, l'articolo chiaramente continua. Ci spostiamo adesso su primo piano, l'apertura è sempre sul Covid, anche qui il tasso scende al 12%, due ricoveri e un dimesso. Il centro più colpito, Isernia, con 36 casi, un anno fa 5 decessi, 52 pazienti in ospedale. Per quanto riguarda le notizie correlate al Covid, c'è cioè questa da Termoli, focolaio alla RSA Opera Serena, positivi 22 ospiti e 6 operatori. Intanto l'ex primario Cecere scrive a Toma e chiede che il direttore generale dell'ASM venga rimosso. Le altre notizie, passiamo a quelle sotto la testata, perché oggi vedremo anche sui quotidiani nazionali le aperture la notizia del giorno in pratica è questa, Quirinale. Oggi la prima chiama per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Parla il parlamentare Antonio Federico dei 5 Stelle Berlusconi in partita? Non ci credevano nemmeno i suoi. E poi c'è questa storia. Laureato in architettura a Firenze, torna a Fossalto per continuare a coltivare la terra di suo padre. Ma intanto attira turisti di nicchia. L'editoriale oggi porta la firma di Alessandra Longano. La potenza di una foto che vale più di mille parole. Andiamo a centropagina con questa grande foto. Il Lupo non va oltre il pari. Nel finale, Tengorang che sarà ceduto in Serie B, ma c'è il punto di domanda da parte di Primo Piano, sfiora la rete ma finisce 0 a 0. Campionato di promozione: Campomarino, arrivano i complimenti del Sindaco. La pallavolo di Serie B, grande spike campobasso 3 a 2 a Leverano e Primato. Fine il Basket C Gold. Di Sernia mette le mani sul derby contro l'Air Termoli. Dicevamo che la notizia del giorno è l'avvio delle votazioni per eleggere il capo dello Stato. Il Corriere della Sera titola così in apertura: Colle si va al voto senza una intesa. Salvini sente Berlusconi e prepara una rosa. Letta dice no a nomi di centrodestra: tavolo con tutti. Il segretario del PD telefona all'ex presidente del Senato e su Riccardi questo è uno dei nomi eh, candidabili, non è un candidato di bandiera. Passiamo a centropagina, Green Pass lungo per i vaccinati con la terza dose, l'ipotesi al vaglio del governo. C'è questa fotonotizia, una caduta a 100 all'ora, Goggia teme per Pechino. La campionessa di sci appunto è caduta, poi vedremo chiaramente i riferimenti anche sulla eh, Gazzetta dello Sport. Repubblica al voto muro contro muro. Oggi primo scrutinio per eleggere il Presidente della Repubblica. Salvini brucia l'ipotesi Casini e insiste su una terna di destra. Il PD annuncia scheda bianca e Letta rilancia l'ipotesi Draghi al colle o un Mattarella bis. Idea Belloni, Premier. Belloni è al vertice dei servizi di sicurezza. Conte gela tutti, si fa, se si fa un nuovo governo, referendum dei 5 Stelle. Da Repubblica alla stampa Quirinale, prime votazioni al buio. Oggi al via, eh, via l'elezione del nuovo Presidente in un clima di confusione. Il probabile giorno delle schede bianche. Diversi quotidiani dunque ipotizzano diverse schede bianche. Eh, aggiunge la stampa. Letta a Salvini dice perché no a Draghi? Ma il leader della Lega non cede. con Conte 5 Stelle, vogliamo Belloni. Dunque, abbiamo visto anche in questo caso per i 5 Stelle andrebbe bene eh, Belloni. Il fatto quotidiano. I giallorosa lanciano Riccardi, Salvini no a Draghi e Casini. Oggi prima votazione, Movimento 5 Stelle, PD e Leu. partono dalla scheda bianca. C'è dunque questa ipotesi che nelle ultime ore si va sempre più rafforzando. Andiamo a vedere la verità adesso che apre con la sanità e apre in particolare con il Covid. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità sono troppo opachi, tutto quello che manca nei report. Dunque, nei documenti ufficiali, numeri generici e parziali che occultano le differenze di rischio per i più giovani. Il professor Maruotti dice informazioni aggregate e nulla sui bimbi. Sotto i 40 anni la mortalità è dello 0,00038%. Andiamo più in basso, tamponificio. 3 miliardi e rincari del 900%. Il mercato dei test Covid ormai vale un pezzo del prodotto interno lordo, solo che tra intermediari senza scrupoli, portali web privi di filtri e kit vecchi il mercato nero è incontenibile, mentre il Green Pass ha fatto schizzare i prezzi. Ci spostiamo sul libro che dedica gran parte della prima a... Salvini e Meloni che vedete qui in una caricatura, ora tocca a voi due l'occasione da non perdere. Se in 72 ore non trovano il nome giusto, Meloni e Salvini rischiano di dover subire soluzioni sgradite. La cosa più importante è non dividersi. Da libero al tempo... Metteranno le tende, scrive il quotidiano della capitale. Se non cesseranno tutti i veti si prevedono tempi lunghi. Oggi valanga di schede bianche. Il centrosinistra arroccato da letta sul no a qualunque candidato di centrodestra. E Salvini chiede invece rispetto per tutte quelle proposte che non saranno imposte. È un virgolettato, quindi una frase riconducibile a Salvini. Il sole 24 ore si occupa di un focus sul fisco, bonus avanti tutta, 37 sconti su misura nelle leggi sul 2022. Più in basso danni medici, arriva la polizza obbligatoria, dunque si parla di assicurazioni. Dal quotidiano di Confindustria al mattino di Napoli. Quirinale si parte nel caos, primo voto dalle coalizioni scheda bianca. Letta con Salvini parlerò anche di Mattarella. Draghi intanto resta in campo. Prove di dialogo, Lega Partito Democratico sul rimpasto di governo e patto di legislatura. Andiamo a centro pagina, l'Organizzazione Mondiale della Sanità vede rosa, con Omicron pandemia finita. Green Pass verso la proroga della validità. Viaggi in Europa, niente tamponi per chi è vaccinato. Il secolo d'Italia, Quirinale, il centro-sinistra punta su Riccardi, abbiamo visto, andiamo a fondo pagina. Salvini sente il Cavaliere e parla chiaro al PD: Basta Veti, vedete, insomma, eh, ci sono molti riferimenti. Alle elezioni del Quirinale Sgarbi è sicuro centrodestra non voterà mai per Casini. E nelle ultime ore è venuto fuori anche il nome di Pierferdinando Casini. Siamo allo sport la gazzetta 0 a 0 per l'Inter. Poche emozioni tra Milan e Juve, il diavolo a meno 4. Ibrahimovic va subito. KO di non riesce a incidere, è solo pari. E la capolista gode. Altro titolo, altre notizie, andiamo più in basso: insigne come Maradona, il Napoli ora è secondo. Per quanto riguarda eh, i giallorossi, la Roma di eh, Abraham si fa in quattro in un tempo. Fine al toro: non basta dominare il Sassuolo. Parliamo anche di altri sport, in particolare il tennis. Berrettini, Boom Boom fa 28 ace e trova Monfriz nei quarti. Ma intanto c'è questa notizia in alto. Forza Sofia, paura a Cortina nel Super G, vinto dalla Curtoni. Goggia cade, lesione al crociato ma non molla, punta alla discesa dell'Olimpiade e dice ci proverò. Bene, bocca al lupo a Goggia. Eh, noi abbiamo concluso la rassegna stampa, ma come ogni lunedì, prima dei saluti finali, la linea va alla regia e quindi alla redazione sportiva per gli highlights. Ventitresimo turno in Lega Pro, Avellino-Monopoli 2-2, Bari-Catania 3-3, Campobasso-Juvisabia 0-0, Foggia-Latina 1-3, Francavilla-Messina 5-1, Monterosi-Potenza 3-1, Bicerno turris 0-1, Taranto-Paganese 1-1, Vibonese-Fidelisandria 0-0, il posticipo delle 21 è Catania-Palermo per una classifica che vede... Il Bari in testa a 45 punti, Monopoli 38, 36 per la Turris insieme al Francavilla e l'Avellino, 33 per il Palermo, Cadanzaro 32 a 31 Foggia e Taranto, 29 per il Picerno, Latina 28, 27 Juve Stabia, 25 Catania, 24 Monterosi, 22 Campobasso insieme alla Paganese, 17 Perpi, d'Alessandria e Messina, 15 per Potenza e Bibonese. La prima del 2022 termina 0-0 a Selvapiana, Campobasso e Juve Stabia non vanno oltre il pareggio. Le occasioni migliori nella ripresa, una per parte. Prima le Vespe con il sinistro di prima intenzione di Eusepi che va ad incocciare il palo alla destra di Zamarion. Nel finale esattamente il destro di Candellori da fuori aria ottima la risposta di Russo. Poi l'azione prosegue, cross al centro, il colpo di Testa di Tengo Rang e ancora una volta Russo va a negare la gioia del gol al campo basso. I lupi torneranno in campo domenica prossima nello scontro diretto contro la Fidelisandria. 17 turno in serie di ultima giornata del girone di andata rinviata. Fano Ascoli, Castelfidardo, Fiugi 1 a 3, rinviata. Castelnuovo, nuovo Mano Passo Girardi, Chieti Recanatese 1-0, rinviata Matese Trastevere, Notaresco Aurora Alto Casettano 4-0, San Benettese Pineto 0-0, Tolentino, Montegiorgio 0-3 e Bastese Nereto 5-2. Per una classifica che vede in testa a quota 39 la Ricanatese 34 per il Trastevere 32 per il Piuggi 28 per Notaresco e Porto d'Ascoli 26 per Bastese e Tolentino 25 Pineto. 24 Vasto Girardi, 22 Castelpidardo Chieti 21, 20 per Matese e Vomano, 19 per Montegiorgio e San Benettese, Vano 18, 9 Nereto, chiude a 2 l'Arora Alto Casertano. Bella vittoria della Vastese che torna in auge battendo per 5 a 2 il Nereto sugli sviluppi di un calcio d'angolo, al tredicesimo nasce il gol del vantaggio firmato da Di Filippo soltanto qualche giro di lancetta e al diciassettesimo arriva il gol del 2 a 0 firmato da Alessandro che esattamente due minuti più tardi al diciannovesimo su calcio di rigore riesce a realizzare il tris e quindi la doppietta personale, c'è il break del Nereto che al 31 con pedalino di testa, incorna benissimo, e trova il gol che riapre solo parzialmente il confronto, ma al 34esimo Agnello dal limite dell'area di rigore, fredda Diglio per il gol del 4-1. Siamo in extra time con questo passaggerato eh, di eh, Allegra per Boito che scarica sotto l'incrocio dei pali, il gol del 4-2. Partita non Finisce qui con Stivaletta che al 48esimo trova il gol definitivo, il gol del 5-2 con cui la Vastese batte il Nereto. Adesso è veramente tutto. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro una buona giornata. Vi ricordo, alle 14, la seconda edizione del Telegiornale. Arrivederci.